Ciao, sono Monica, sono messicana, sono una pittrice e una gestalt counselor. Oggi sono al mio studio vestita da pittrice. Volevo raccontarvi un po' del mio amore per la pittura nel counseling. La pittura nel counseling considero che sia un po' diversa da quello che faccio allo studio quando dipingo per me, ma comunque un po' simile, nel senso che l'intenzione non è di quella di fare qualcosa di bello, qualcosa di artistico da vendere, da produrre, ma quanto sia un processo interno, quello che succede dentro di me, che va messo fuori in un quadro, in una tela, per poi parlare un po' con le mie emozioni, con i miei sentimenti. Questo è quello che io sento quando dipingo per me, ed è quella che è stata la spinta per diventare un'arte terapeuta, nel senso che mi rendo conto quanto per me sia importante, quando dipingo, buttare fuori le mie emozioni, ascoltarle, essere in contatto con la mia pancia e con quello che viene fuori. Ed è questo il lavoro nel counseling attraverso la pittura, è quello di permettermi di non sapere, di buttarmi, di rischiare, di incontrare un foglio bianco e lì non pensare, sentire cosa faccio con quello che mi trasmette, entrare in un flusso che possa guidarmi, buttare colore senza dover fare, senza dover dimostrare assolutamente niente, soltanto il fatto di lasciarsi andare. Entrare in questo processo può essere molto difficile, ma può essere anche molto utile per le nostre vite. Poi, piano piano, mentre vado avanti in questo processo, mentre dipingo, mi rendo conto che il quadro ha i suoi bisogni e posso creare un dialogo molto gestaltico con questo quadro, ascoltando quello di cui il quadro ha bisogno e quello che io sento di cui ho bisogno. Man mano che vado avanti in questa ricerca, in questa pittura, le mie emozioni cambiano, cambia il mio approccio verso il quadro e cambia anche il modo in cui tendo a controllare. Attraverso l'arte non possiamo controllare tanto come con le parole. Le parole le conosciamo, le sappiamo usare e è molto facile ingannarci e ingannare attraverso le parole. Con la pittura no, attraverso la pittura io butto fuori, le emozioni si muovono. E la cosa che considero molto importante è vedere cosa viene fuori, cosa dice il quadro di me, cos'è che questo quadro trasmette, cos'è che sento quando vedo questo quadro. E mentre lo guardo posso fare dei collegamenti con la mia vita, cos'è che oggi non va per me, cos'è che oggi voglio cambiare, che cos'è che oggi mi piacerebbe fare, cos'è che voglio fare. E a questo punto questo dialogo comincia a essere una ricerca di benessere personale. Bisogna lasciare andare le idee, l'interpretazione, perché per ognuno di noi ogni colore può essere una cosa diversa. Allora il mio lavoro è quello di accompagnare le persone a entrare in contatto con i propri colori, a sentire qual è il messaggio che questo colore mi dà oggi. E più mi lascio trasportare da questo processo creativo, più posso mettere delle nuove risorse nella mia vita, più rischio e più mi permetto di fare nel quadro e più facile sarà che io possa farlo fuori. Allora questo è il lavoro è lasciarsi andare per poi andare a osservare cosa è successo fuori, cosa succede dentro di me e cos'è che voglio per me. Oggi, attraverso i colori, riusciamo a vedere tutto quello che sta accadendo per dargli una forma e trovare una nuova strada, delle nuove risorse e essere creativi, che è molto importante. Grazie.